Ciao a tutte! Oggi cuciamo dei leggings, quindi con l'aiuto del nostro cartamodello facciamo i due tagli della stoffa che preferiamo in base alla taglia che vogliamo sviluppare. Oltre ai due tagli di tessuto avremo bisogno anche dell'elastico. Questo è un elastico alto 2 cm e la misura la prendete in base alla circonferenza della vita. Allora, primo passaggio, mettiamo le nostre due forme dritto contro dritto. Una volta allineati, fissiamo con degli spilli e andremo a fare queste due cuciture che saranno il davanti e il dietro. Chiudiamo qui e chiudiamo qui. Allora, per fare questi leggings, il cotone non è un tessuto adatto, ci serve un tessuto elastico. Io sto utilizzando del jersey garzato, potete utilizzare jersey normale, jersey felpato, jersey garzato, quello che volete purché sia un tessuto elastico. Per cucirlo, chi ha la taglia e cuci può tranquillamente usare la taglia e cuci. Chi non ce l'ha, questo è un progetto che si può fare tranquillamente con una macchina da cucire normale. Ricordiamoci semplicemente di allungare un pochino il punto dritto in modo tale che la stoffa riesca a mantenere l'elasticità. Andiamo quindi alla macchina a fare queste due cuciture. Prossimo passaggio, apriamo. Sempre dritto contro dritto facciamo combaciare le due cuciture. Sempre punto dritto un po' lungo, un po' allungato, cuciamo lungo la gamba, sotto al cavallo e riscendiamo. I leggings stanno già prendendo forma, ora non ci resta che fare un orlo lungo tutto il bordo superiore. Quindi andiamo a creare un orlo verso l'interno, io ripeto lo faccio di 3 cm avendo un elastico alto 2 cm e con l'aiuto del ferro lo fissiamo. Ci aiutiamo anche con gli spilli per fermare lì l'orlo. Andiamo poi a fare una cucitura qui lungo il bordo inferiore. Cuciamo tutta la circonferenza lasciando una piccola apertura di 3-4 cm. Quando sono alla macchina tolgo il braccio per essere più comoda a fare tutta la circonferenza. Voglio usare come riferimento di cucitura per andare più diritta possibile il mio piedino, quindi allineo il piedino e sposto l'ago verso sinistra. La prossima cosa da fare è inserire l'elastico, quindi con l'aiuto di una spilla da paglia la inseriamo nell'elastico. E la spingiamo all'interno di tutta la circonferenza. Quando usciamo e troviamo le due estremità, le sovrapponiamo, le andiamo a cucire per fissarle insieme e poi chiudiamo anche il buco lasciato nella circonferenza dei pantaloni. Abbiamo cucito la cintura del leggings, ora non ci resta altro che fare l'orlo sulle gambe. Quindi, come prima, risvoltiamo all'interno di quanto vogliamo fare l'orlo e facciamo una cucitura per fissare. Io andrò a cucire l'orlo con l'ago gemello, che ci permette di mantenere l'elasticità del tessuto facendo un punto esteticamente carino. Tranquille perché si può fare comunque anche con ago normale, con punto dritto come abbiamo cucito tutto il resto, oppure facendo un punto a zigzag se preferite, che mantiene ancora meglio l'elasticità del tessuto.
Ecco, c'è la macchina per montare l'ago gemello. L'ago gemello è questo e è quello che ci permette di fare le cuciture meglio rifinite e che mantengono l'elasticità. Sono le cuciture doppie che vediamo su tutte le magliette e i pantaloni che andiamo a comprare anche in negozio. Allora, lo montiamo togliendo l'ago che abbiamo già, quindi smontiamo, giriamo la levetta e togliamo l'ago. Infiliamo quest'altro, c'è una parte piatta dietro che andrà infilata in questo modo, seguendo la forma, va agganciata di nuovo con la vite, fissiamo per bene, dopodiché infiliamo la macchina. Dobbiamo avere quindi due rocchetti di filo. Uno dei due andrà infilato, resterà al solito posto, e l'altro abbiamo sicuramente nella macchina un altro bastoncino che ci permette di infilare il secondo filo. Quindi il secondo filo andrà infilato qui e la macchina andrà infilata allo stesso modo. Infiliamo tutti e due i fili, ce li troveremo uno a destra e uno a sinistra. Ora siamo pronte per cucire. Prendiamo quindi il pantalone e lo andiamo a infilare nel braccio in questo modo. Con l'ago gemello si cuce sul dritto. Andrò a posizionarmi alla macchina e mi cercherò un riferimento o il bordo piedino e quindi cucirò sempre a bordo piedino in modo tale da andare dritta, oppure prenderò come riferimento una delle tacche disegnate sulla mia placca. Eccola la cucitura con l'ago gemello che mantiene elastico il tessuto. Cuciamo anche l'altro orlo allo stesso modo e abbiamo finito i nostri leggings. Eccoli i leggings finiti, sono tanto carini e ben rifiniti. Vi ho dimostrato che è possibile farli con una semplicissima macchina da cucire senza bisogno per forza di avere la taglia cuci. Punto dritto un po' allungato, è fattibile per tutti, quindi sperimentate e fateci vedere poi i vostri lavori. Ci vediamo la prossima volta, ciao!